del Circolo Parasio Giacomo Raineri per l'ospitalità e l'opportunità di presentare questo mio piccolo volume di poesie all'interno di un contesto prestigioso, quale il Palazzo Guarnieri, sito qua nel cuore di Porto Maurizio del Parasio, che fa parte di questo libro. Per chi avrà la bontà magari di leggerlo o quantomeno di venire a ascoltare qualcosa sabato, capirà quanto questo lembo di terra mi sia entrato dentro, pur non essendo io nativo di questo borgo, perché è un territorio di luce e di silenzi, dove basta affacciarsi a una finestra, a un promontorio naturale e si vede il mare che ti interroga, ma che se lo sai ascoltare sa dare ogni risposta. Questo è un piccolo libro, mi piace definirlo così, sottile, direi anche abbastanza elegante. Elegante non è anche bello. Sono 34 componimenti che si potrebbero quasi dire uno per ogni anno di vita che ho vissuto. Dentro c'è un po' tutto di me e non solo, perché la poesia penso che prima di tutto sia un'urgenza interiore che accompagna chi scrive fin dagli esordi, ma dagli esordi privati, non gli esordi editoriali, che sono un punto d'arrivo, non un punto di partenza per quanto concerne l'urgenza. La mia è un'urgenza che mi porta ad ascoltare ciò che è visibile ed invisibile, che sta dentro e fuori l'uomo. Questo mi porta ad essere comunque una persona che fondamentalmente parla della vita per quello che è. Spesso, giorno d'oggi, nel panorama contemporaneo, si assiste a virtuosismi letterari che poi, al fondo, lascio una domanda: cosa mi hai detto? Ecco, io mi auguro, ed è una delle tante ambizioni del mio scrivere, che chiunque possa approcciarsi a questo libro e avere almeno una chiave di lettura che vada bene per aprire la porta del proprio cuore e della propria.